questa società nella quale viviamo è giusta o non è giusta? Il sospetto di tutti, soprattutto dei giovani che hanno cominciato a contestare e a rimettere in discussione tutto, abbiamo forse sbagliato obiettivo? È veramente questo tipo di società consumistica piena di frigo, di televisioni a colori e di beni di consumo, di polaroid, di macchine, di cose, è la felicità? No, la verità è che tutti si sono accorti che è il diavolo, è l'opposto. Questo tipo di felicità è altamente infelice. Ma non è una concezione negativa, ecco, non è un giudizio, ecco, io non è che voglia fare della satira negativa o distruttiva, no, io dico che il momento è questo, il momento è la nevrosi pura, cioè forse la nostra cultura, la nostra filosofia, la filosofia occidentale ha mancato l'obiettivo, è il momento di tirarmi in barca e di fare il punto. Piccolo Fantozzi, l'omino che per anni è vissuto nel boom consumistico, cioè ha ricevuto dai mass media, cioè dalla televisione, dai settimanali e da tutte le informazioni possibili uno stimolo preciso, quasi un ordine a consumare, ad acquistare, a vivere secondo determinati schemi. E lo schema di questa filosofia era precisissimo: attento che se compri e ti attrezzi in determinati modi, cioè secondo la chiave consumistica, potrai essere felice, vivrai in un mondo che sarà felice e contento per mille anni. Improvvisamente invece un crack strano, insomma tutto questo sistema meraviglioso, pieno di promesse, e questo mondo fiabesco si è incrinato. È bastato che nel Medio Oriente una forte tensione internazionale chiudesse i rubinetti del petrolio perché tutta la grande economia mondiale entrasse in crisi. Il mondo di Fantozzi, cioè l'austerity improvvisa, l'inquietudine e soprattutto l'insicurezza per il futuro. Cioè l'uomo credeva di essere felice con le autostrade, le macchine, gli intasamenti e in realtà invece il mondo nel quale Fantozzi è costretto a vivere è l'inferno. Attenzione, non è vero che l'uomo che vive secondo questi schemi... E questo naturalmente sta a definire, a limitare la funzione di Fantozzi in una società, cioè nessuna, lui questo lo sa, che vive in una società che non lo difenderà mai abbastanza, lui vive in una dimensione piramidale, in un burosauro, al vertice della piramide forse, si dice anche nel film e nei libri, non c'è nessuno, il mega direttore galattico esiste o no, forse è una pura invenzione. Ed ecco che l'italiano medio, a mio avviso, faccio la diagnosi rispondendo alla sua domanda iniziale, si è riconosciuto nell'infelicità di Fantozzi. Se lei avesse il potere straordinario, no? È anche terribile, di governare per un momento un paese, di fare quello che vuole, che cosa darebbe ai suoi cittadini per prima cosa? Dunque la domanda è una domanda un po' utopistica e quindi la risposta non può che essere utopistica. Una cosa che difficilmente, a mio avviso, l'umanità raggiungerà, forse alla fine della sua evoluzione, l'uguaglianza. E penso che sia moltissimo.